Da oltre un decennio il nostro porto della città ha subito una profonda metamorfosi, trasformandosi in un porto internazionale ai vertici della classifica mondiale per importanza, specie se parliamo di traffico crocieristico. Eppure ancora oggi le ricadute economiche positive sulla città sono quantificabili in briciole. Il nostro obiettivo è quello di voler portare in questa città qualcosa di più delle briciole, alzare i numeri, dare la possibilità a Civitavecchia di potersi confrontare con un mercato che oggi le viene negato. Dobbiamo costruire qualcosa di stabile e attuare delle misure condivise e concertate sia con CNA che con Commercio, che portino a una soluzione dei problemi che stanno praticamente azzerando la classe del commercio e dell'artigianato locale. La gestione della banchina, degli approdi crocieristi, appunto di RCT, quindi sono loro che gestiscono all'interno della banchina la movimentazione dei turisti e degli equipaggi, sono loro che dicono in questo caso a Porto Mobility quante sono le navette di cui hanno bisogno. Quindi se loro sono contenti, se a loro va bene questa cosa, basterebbe chiedere una navetta in più per gli equipaggi. Ovviamente non ho capito che vuol dire, l'importante è che non si tocchino i costi, perché comunque, cioè nel senso, gli enti di beneficenza di questi tempi sono finiti, nel senso, se uno offre un servizio, quel servizio va pagato. Avete detto, e lo ripeto perché mi è piaciuta tantissimo questa frase, vogliamo essere i cittadini al fianco della politica che sia veramente condivisa e partecipata, trasparente e concreta. Sono scritte nel programma 5 Stelle, non sono frasi, non sono frasi che mi invento io. Allora, nel momento in cui la gente che è qua ti dice cortesemente fai in modo di rappresentarci nei confronti di Power Mobili, di autorità portuale, per chiedere un servizio di navettamento diverso, forse uno si incazza un pochettino, scusate il termine poco galante, se la risposta corretta dell'assessore dice ma Power Mobili mica fa beneficenza. Allora noi città dobbiamo fare per una cosa. Partendo dal presupposto che noi non faremmo quello che siamo stati chiamati a fare. Chi ha detto questo? Tu, adesso. Adesso. Partiamo da un presupposto fallace. La politica prima non ha fatto niente, la politica prima era collusa con gli interessi, la politica prima stava in finestra a guardare e ci ha rovinato. Voi dovete fare assolutamente. Noi lo sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare, tanto è vero che lo stiamo facendo. Però, ripeto, che è almeno retoricamente sbagliato e scorretto partire dal presupposto che noi quello che dobbiamo fare, quello che i cittadini ci hanno chiamato a fare, non lo stiamo facendo, perché a questo punto vorrei sapere qual è il motivo. Il coraggio di che? Chi è che non ha coraggio? Renà, che stai dicendo? Cosa stai dicendo? Che qui non ci sia coraggio di fare le cose? Ma che cosa state dicendo? Ma che stai a dire? Ma che ti stai inventando? Non c'è il coraggio di fare che cosa? Voglio sapere cosa non c'è il coraggio di fare. Voglio sapere cosa non c'è il coraggio di fare. Di lasciare perdere e ritornare al passato. Che vuol dire ritornare al passato? Ah, devo lasciare perdere e ritornare al passato. Ne prendo atto, Renato. A posto, ne prendo atto, non c'è problema. C'è una richiesta che un commerciante mi sta dicendo di lasciare stare e ritornare al passato. Va benissimo. Io non ci rimetto niente. Non è una battaglia politica, non è la intenzione. Io non ci rimetto niente, è meglio che me ne vado. Ma come? Io non sono stata avvertita, dopo 60 anni di mercato, io stavo in via Doria con il box, a due saracinesche. Mi spiega per favore quali sono i 12 metri dentro 24 maggio, perché io ancora dall'ufficio devo sapere qual è. Necessità del CRU, necessità del commerciante, necessità dell'accompagnatore, perché l'RCT stessa fa delle cose poco chiare nei confronti degli accompagnatori. Si parla di abusivismo nel commercio, si parla di abusivismo anche negli accompagnatori turistici, in NCC e via discorrendo. RCT è il committente a Porto Mobility di un servizio che fa Porto Mobility in quanto concessionario del servizio pubblico e che può fare Porto Mobility in quanto ha un contratto diretto con RCT che quindi assicura questo servizio di trasferimento dei propri passeggeri. È chiaro che questo è un discorso che deve essere affrontato, nel senso che le analisi che voi avete fatto noi le condividiamo appieno e sono quelle su cui ci stiamo battendo anche noi con RCT per arrivare a una soluzione del problema, perché comprendiamo benissimo che il valore del momento degli equipaggi
può essere addirittura il più importante, sia numericamente, sia a livello di valore economico complessivo, di quello che possono rappresentare i passeggeri.